Lotta al gioco d'azzardo patologico. Oggi in Regione Emilia-Romagna è successa una cosa gravissima. La Regione ha finalmente ammesso che ha introdotto una proroga all'applicazione della legge al contrasto al gioco d'azzardo. La nostra Regione praticamente farà applicare la legge solo dal 2022. Con un atto subdolo e nascosto, in una FAQ di una pagina del sito regionale, apparsa fra l'altro solo pochi giorni fa, dopo che noi abbiamo fatto la nostra interpellanza, la Regione dice che si applicherà la distanza dai luoghi sensibili nei bar per le macchinette, le AVP, solo dal 2022. Quindi la nostra legge diceva che non si possono più installare nuove macchinette d'azzardo vicino 500 metri dai luoghi sensibili. Equivale a nuova installazione anche il rinnovo del contratto. E qui sta il dettaglio e la furbata. Che cos'è il rinnovo del contratto? Il rinnovo del contratto con il concessionario per la Regione Lombardia, che è una legge identica alla nostra, equivale al contratto con chi ti noleggia la macchinetta. Un contratto che di solito dura 2 anni, o poco più o poco meno. La nostra Regione oggi dice, e lo afferma chiaramente, che invece per la Regione Emilia-Romagna quel contratto è il contratto col concessionario di rete, un contratto che scadrà nel 2022. Questo vuol dire che allontaneremo le macchinette d'azzardo dai bar e dalle tabaccherie solo nel 2022, quando la Regione, l'Assemblea della Regione Emilia-Romagna ha approvato all'unanimità questa legge. Non intendeva certamente questo, intendeva tutelare la salute dei nostri cittadini. Oggi la giunta di questa Regione, fra l'altro senza neanche metterci la faccia, perché la risposta, il lavoro sporco oggi l'hanno fatto fare al sottosegretario, neanche doveva venire l'assessore al commercio, ma neanche lui, sarebbe dovuto venire l'assessore alla sanità, perché questa è tutela della salute dei cittadini, hanno fatto fare il lavoro sporco al sottosegretario. E hanno finalmente dichiarato che hanno introdotto questa proroga e questa deroga. A questo noi non ci stiamo. E non ci stiamo neanche alla deroga e alla proroga che nei corridoi della quale nei corridoi si comincia a parlare. Perché oltre all'allontanamento delle macchinette dai bar, la nostra legge prevede che le sale VLT e le sale scommesse debbano essere delocalizzate e allontanarsi entro 6 mesi. 6 mesi più mesi dalla mappatura, si debbano allontanare dai luoghi sensibili. Bene, nei corridoi della Regione in questi giorni si sta parlando di prorogare anche questo. Su questo il Movimento 5 Stelle non arretra di un passo. La prima lotta è quella per la tutela della salute dei cittadini. Poi si può parlare anche delle imprese che hanno investito, ma l'articolo 41 della nostra Costituzione dice che la libertà di impresa c'è, ma se vengono tutelati i cittadini. In questo caso è preminente la salute dei cittadini e quindi va applicata la legge così com'è e così come fa la Regione Lombardia. In Lombardia le macchinette dai bar da quest'anno e dell'anno scorso vengono allontanati. In Regione Emilia-Romagna doveva succedere lo stesso. Dalla fine di quest'anno dovevano sparire le macchinette dai bar. Con questa proroga nascosta spariranno nel 2022. È indegno.